qui davanti a noi abbiamo un grandioso esemplare del mitico Sea Ice S79. È un esemplare che ha tre motori giganteschi, radiali da 860 cavalli. Detto aereo ha partecipato, come vedete qui dalla scheda, alla trasvolata Roma-Dakar-Rio. È un aeromobile che comunque ha una velocità ragguardevole, data la stazza di 7 tonnellate come peso massimo al decollo, e praticamente riesce ad raggiungere oltre 400 all'ora e avere un'autonomia di quasi 2000 km, che per l'epoca, comunque stiamo parlando dei primi anni, fine anni 30, era sinceramente parecchio. Guardate la stazza rispetto comunque sia agli aeromobili che vi ho fatto vedere prima, tipo quello là sotto, i primi Caproni. Questo, che è un aeromobile della famosa azienda SIAE Marchetti, aveva un motore, guardate qui la stazza, bello ingombrante. Considerate che poi i motori radiali hanno problemi anche di lubrificazioni dovute al fatto che con la forza centrifuga perdevano molto olio. Quindi comunque sia, e qui ci sono le marche di immatricolazione dell'aeromobile, che se non sbaglio sono Lima 113. Eccolo qua. E lì c'è la cabina di pilotaggio, che comunque sia, dato che era un aeromobile comunque sia non triciclo, non aveva, diciamo, a bassa velocità durante il rullaggio una grande visibilità dalla cabina. Erano mobili molto solidi e si pensava che con tre motori, uno nel muso e due nelle semiali, si avesse un buon compromesso come potenza e anche come affidabilità. Ma questo poi alla fine si è dimostrato dalla storia con la famosa trasvolata di Lindbergh, che alla fine ha completato la trasvolata dell'Atlantico nel 27 con un monomotore, il famoso Spirit of St. Louis.